Grazie Paolo Sottocorona, buongiorno, buongiorno, benvenuti a Omnibus. Allora, se avete seguito il telegiornale o se eravate ancora svegli ieri sera, saprete di questo annuncio fatto dal Presidente del Consiglio. Erano circa le 11:20 di sera, in realtà erano stati tutti preallertati un'ora prima e questo, come potete immaginare, ha creato anche una certa allarme, una certa tensione, perché un'ora di ritardo su una comunicazione che si presumeva fosse molto importante non poteva che generare ulteriore tensione e allarme. Quando poi finalmente il Presidente del Consiglio Conte ha parlato, 7 minuti, che adesso vi faremo ovviamente sentire perché magari non tutti eravate svegli o avete voglia di capire esattamente che cosa abbia detto il Presidente del Consiglio, ha annunciato quello che insomma ormai da qualche giorno sembrava essere nell'aria, ovvero un ulteriore stop. Ecco, non si può parlare di un blocco totale perché, come era peraltro prevedibile e impossibile da fare altrimenti, una serie di diciamo così, attività del Paese ci sono ancora, ma altre no. Quali, come, in quale modalità cercheremo di capirlo e soprattutto oggi cercheremo di ragionare su quali saranno tutte le ricadute economiche di questa pandemia. Intanto sentiamoci il Presidente del Consiglio. Buonasera a tutti. Sin dall'inizio ho scelto la linea della trasparenza, la linea della condivisione. Ho scelto di non minimizzare, di non nascondere la realtà che ogni giorno è sotto i nostri occhi. Ho scelto di rendere tutti voi partecipi della sfida che siamo chiamati ad affrontare. È la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. In questi giorni durissimi siamo chiamati a misurarci con immagini, con notizie che ci feriscono, ci lasciano un segno che rimarrà sempre impresso nella nostra memoria, anche quando questo, ci auguriamo presto, sarà finito. La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova. Questi decessi per noi, per i valori con cui siamo cresciuti, per i valori che ancora oggi condividiamo, non sono semplici numeri. Quelle che piangiamo sono persone, sono storie di famiglie che perdono gli affetti più cari. Le misure sin qui adottate, l'ho già detto, richiedono tempo prima che possano spiegare i loro effetti. Dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole, con pazienza, con responsabilità, con fiducia. Sono misure severe, ne sono consapevole. Rimanere a casa, rinunciare a radicate abitudini non è affatto facile, ma non abbiamo alternative. In questo momento dobbiamo resistere, perché solo in questo modo riusciremo a tutelare noi stessi e a tutelare le persone che amiamo. Il nostro sacrificio di rimanere a casa è peraltro minimo se paragonato al sacrificio che stanno compiendo altri concittadini. Negli ospedali, nei luoghi cruciali per la vita del Paese, c'è chi rinuncia, chi rischia molto di più. Penso in particolare innanzitutto ai medici, agli infermieri, ma penso anche alle forze dell'ordine, alle forze armate, agli uomini e le donne della protezione civile, ai commessi nei supermercati, ai farmacisti, agli autotrasportatori, ai lavoratori nei servizi pubblici e anche nei servizi dell'informazione. Donne e uomini che non stanno andando semplicemente a lavorare, ma compiono ogni giorno un atto di grande responsabilità verso l'intera nazione. Compiono un atto di amore nei confronti dell'Italia intera. Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo. La decisione assunta dal Governo è quella di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva
che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni, servizi essenziali. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere produttive delle attività dei servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza. Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Quindi fate attenzione, non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati. Invito tutti a mantenere la massima calma. Non c'è ragione di fare una corsa agli acquisti, non c'è ragione di creare code che in questo momento non si giustificano affatto. Continueranno a rimanere aperte anche farmacie, parafarmacie, continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari. Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti, assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali. Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale. Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo. È una decisione non facile, ma una decisione che ci consente, ci predispone ad affrontare la fase più acuta del contagio. È una decisione che si rende necessaria oggi in particolare per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell'epidemia. L'emergenza sanitaria, ma lo avevamo previsto, sta tramutando in piena emergenza economica. Ma a voi tutti dico, lo Stato c'è, lo Stato è qui. Il Governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di rialzare e ripartire quanto prima, di rialzare la testa e ripartire quanto prima. Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte come una catena a protezione del bene più importante, la vita. Se dovesse cedere anche un solo anello, questa barriera di protezione verrebbe meno, esponendoci a pericoli più grandi per tutti. Quelle rinunce che oggi vi sembrano un passo indietro, domani ci consentiranno di prendere la rincorsa e ritornare presto nelle nostre fabbriche, nei nostri uffici, nelle nostre piazze, fra le braccia di parenti, di amici. Stiamo rinunciando alle abitudini più care. Lo facciamo perché amiamo l'Italia, ma non rinunciamo al coraggio e alla speranza nel futuro. Uniti ce la faremo. E allora, questo era il Presidente del Consiglio ieri sera alle 11:20 circa. Un discorso, una diretta Facebook, qualcuno avrà notato, forse nelle immagini che vi abbiamo fatto vedere, si vedeva la striscia dei like, dei cuoricini, qualche faccetta un po' triste che scorreva, dando anche insomma, la misura del gradimento in diretta del discorso. Discorso durato 7 minuti che questa mattina cercheremo di svelare in qualche modo, nel senso che ci occuperemo poi proprio nel concreto di che cosa significa fermare questo paese, di quali saranno le ricadute economiche, eccetera, eccetera. Prima però credo che valga anche la pena spendere due parole su questa modalità non solo di comunicazione, ma di intervento. È la quarta volta, se non mi sbaglio, che il Presidente del Consiglio fa una diretta via Facebook, che ricordo che peraltro è una piattaforma privata.
e si rivolge a tarda sera agli italiani. Io ho chiesto a Vital Bazzolini, che intanto saluto, le do il buongiorno, di collegarsi con noi. Vital Bazzolini è una giurista, lavora alla Consob, scrive su diversi giornali e ha uno specifico della sua attività. È, diciamo, la persona che io conosco più capace di fare, diciamo così, le analisi costi-benefici, o comunque di andare a vedere, no, quanto corrisponde una decisione a quello che poi è effettivamente avvenuto sul campo. Accanto a lei, e do il buongiorno anche a lui, c'è Moria Longo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Collega del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. Buongiorno, con il quale cominceremo ovviamente anche a sviluppare, diciamo, il discorso più sul piano economico. Vedo anche una terza persona collegata, che però non riesco a distinguere in questo momento. Io spero che... chi? Mi stanno dicendo che potrebbe essere Andrea Montagna, è lei? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Montagna, mi scusi ma avevo il monitor molto lontano e non riuscivo a vederla. Chi è Andrea Montagna? Andrea Montagna è l'amministratore delegato di Bonduelli Italia, perché come avete sentito, fra l'altro, il Presidente del Consiglio ha parlato anche nei supermercati, e a questo capitolo ci arriviamo fra un attimo. Ma prima, Vital Bazzolini, allora, dicevamo analisi costi-benefici. Ci siamo? Cioè, è una... c'è qualcosa di razionale in tutto ciò che stiamo vivendo dal punto di vista non solo della comunicazione istituzionale, ma delle decisioni istituzionali? Beh, allora, le decisioni istituzionali dovrebbero avere una base e un obiettivo. In tutti questi provvedimenti che noi stiamo vedendo ormai da diverse settimane, salvo che il primo, quindi quello del 23 febbraio, che è stato legittimato da un decreto legge poi convertito in legge, ecco, salvo che in quello, quindi l'inizio dell'emergenza, in base a una dichiarazione di stato di emergenza, dopo non abbiamo di fatto capito quale fosse il succedersi degli eventi che determinasse certi provvedimenti a carattere normativo. Cioè, non sappiamo se le misure adottate prima non hanno funzionato e quindi si è resa necessaria una stretta, non ci viene spiegata la base scientifica in base a cui appunto vengono adottate certe scelte, non sappiamo quale sarà l'obiettivo finale, non si dà tempo al provvedimento precedente di operare, quindi di dispiegare i suoi effetti per capire, metterlo a punto, e se ne adotta subito un altro. Ecco, però Azzolini, io la fermo un attimo. In realtà ieri, per esempio, è stata una giornata terribile dal punto di vista del bilancio delle vittime di questa epidemia, e è una giornata che seguiva una giornata precedente che già a sua volta aveva stabilito un record negativo di vittime. Non è sufficiente questo per dire non sta funzionando, facciamo qualche cosa di più? No, perché comunque noi sappiamo che il virus, ce lo spiegano i virologi, ognuno fa il proprio mestiere, sappiamo che il virus ha bisogno di un certo tempo di incubazione per poi manifestarsi. Normalmente ci hanno spiegato che potrebbe essere 7-8 giorni, potrebbero essere 2 settimane, e dagli ultimi provvedimenti non è passato un tempo sufficiente per dire abbiamo delle evidenze per cui una chiusura parziale non funziona e quindi dobbiamo ancora di più stringere diciamo la corda, dobbiamo adottare appunto misure più stringenti. Quindi sembra quasi, sembrano provvedimenti adottati sull'ondata dell'emozione, a cui la gente chiaramente prova ad adeguarsi, perché siamo tutti provati, emozionati ogni volta che c'è questo collegamento alle 6 del pomeriggio con la protezione civile, ma vorremmo un pochino più di trasparenza. Ecco, a me ha molto impressionato ciò che ha detto Conte nell'incipit del discorso di ieri,
sono stato trasparente sin dall'inizio. Ecco, io credo che questa trasparenza che il Presidente del Consiglio vanta dovrebbe essere più piena, dovrebbe spiegare quali sono appunto i fondamenti, le evidenze scientifiche, qual è la linea che stanno seguendo. Tra l'altro, ieri c'è stata un'altra anomalia, diciamo un'altra particolarità che vale la pena di rilevare. In giornata Fontana, quindi il presidente della regione sì. Lombardia, aveva annunciato a partire da oggi il lockdown delle attività lombarde a fronte della gravità della situazione. Ecco, l'annuncio di ieri, il discorso di ieri di Conte, a tarda sera, erano le 11:20, sì. 11, ecco, su Facebook, per un provvedimento che comincia a operare da lunedì mattina, ecco, da un lato ha creato molta ansia, molta attesa, tra l'altro avrebbe dovuto parlare all'incirca 40 minuti prima, quindi c'è stata l'ansia dell'attesa. Ma mi chiedo, qual era il senso di annunciare delle norme che partiranno da lunedì mattina il sabato notte, quasi all'insegnamento di Fontana? Si poteva benissimo fare oggi, dice Azzolina. In seguire il provvedimento del Presidente della Regione. Certo, Moria Longo, da collega, fra l'altro io segnalo che c'è stata anche una presa di posizione dell'Associazione della Stampa Parlamentare che ha detto: noi abbiamo già sollecitato da tempo la possibilità di fare conferenze stampa da remoto in modo da non mettere a rischio diciamo l'incolumità di nessuno. Stigmatizziamo invece questa scelta, no, di una piattaforma privata, come abbiamo detto, come Facebook. Longo, Moria Longo, dicevamo, da collega, che impressione ti ha fatto questa comunicazione? Purtroppo l'impressione che ormai fanno buona parte dei politici, non è solo il Presidente del Consiglio che ha un carico istituzionale per cui è doppiamente grave la cosa, ma un po' tutti i politici ormai hanno deciso di bypassare i giornalisti e di fare delle dirette via Facebook direttamente con i cittadini, con gli elettori. Questo è un modo diretto per comunicare, ma è anche un modo per evitare domande, per evitare inconvenienti, per dire quello che si vuole e chiudere lì. Per cui secondo me non è un meccanismo assolutamente condivisibile. Capisco la situazione di emergenza, in certi casi ci può stare una cosa d'emergenza, ma che sia la norma assolutamente non è normale. Però per quanto riguarda invece le misure, se posso entrare nel discorso, certo, di prima, cioè adesso cominciamo, me, certo. Queste misure sono dettate da due motivazioni, questo diciamo crescendo, questa escalation, sì. Da due motivazioni. La prima sono i numeri dei contagi e dei decessi, purtroppo sono drammatici. Il secondo dal buon senso, basta uscire, guardare fuori dalla finestra, si vede ancora a Milano, nei giorni scorsi si vedeva un sacco di persone per strada. Allora è assurdo che noi blocchiamo le fabbriche, cioè blocchiamo il cuore produttivo del paese, e poi andiamo al parco, andiamo a giocare, andiamo a trovare gli amici nei giardini condominiali. I giardini condominiali sono pieni di persone, di bambini che giocano. Allora o ci si ferma e ci si ferma tutti, oppure andiamo a lavorare, almeno produciamo qualcosa. Per cui credo che queste misure siano state fatte perché purtroppo gli italiani non si stanno dimostrando così ligi a rispettare queste normative. Beh, forse appunto è difficile essere ligi se un 30, 35, 40% da quello che so, ma forse poi avrai delle cifre più puntuali tu, di aziende, soprattutto aziende del nord, sono ancora aperte, sono ancora in funzione, perché la gente al lavoro ci dovrà andare, no? Quindi questo è l'altro problema. Allora, il punto qual è? Qua il fattore fondamentale è il fattore tempo. Più breve è il periodo di lockdown, di chiusura totale, più possiamo sperare di far riprendere questa economia a cui stiamo dando un colpo in testa veramente incredibile. Allora, secondo me è molto meglio concentrare le misure in un periodo drastico, sanitario ovviamente, in un periodo breve, quindi misure drastiche nel periodo più breve possibile, piuttosto che scaglionarle poco per volta e allungare questa emergenza chissà quanto. Quindi servono, secondo me, misure forti, drastiche per contrastare l'emergenza sanitaria e altrettanto misure forti, ancora più forti, per contrastare l'emergenza economica in questo periodo di blocco incredibile. Allora, entriamo nel merito proprio di queste e arriviamo. Voglio concludere con Vital Bazzolini solo questa parte, insomma, che mi interessava però sottolineare, perché sennò passa tutto, no?
come se fosse per l'appunto normale, mentre invece anche Longo sottolineava, insomma, che non c'è niente di normale in questo tipo di comunicazione. Azzolini, quindi si naviga un po', cioè, insomma, quello che lei diceva, dice, si è voluto in qualche modo inseguire la decisione della Lombardia, come a non farsi scavalcare, no? Come a far vedere che in realtà c'è un governo centrale che è in grado di prendere decisioni, di assumere quindi un comando. Ecco, c'è anche, secondo lei, una voglia, fra virgolette, di uomo solo al comando, con tutte le virgolette del caso? Allora, diciamo che il decreto legge di fine febbraio, convertito in legge peraltro, ha assegnato a Conte dei poteri enormi. Sappiamo che tutti questi ultimi provvedimenti sono stati adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi con un atto amministrativo. Ecco, che vuol dire, fra l'altro, lo spieghiamo, che non si passa dalle Camere. Esattamente. Che è fondamentale questo aspetto, cioè non è necessario, no, la conversione in legge, quindi la discussione davanti alle Camere. Esatto, è un passaggio fondamentale questo. Esattamente. A maggior ragione, visti questi grandi poteri e visto che non c'è sindacato di nessun altro organo istituzionale, sarebbe necessario che il Presidente del Consiglio spiegasse che in base a evidenze scientifiche, insisto, perché qui ormai sono i virologi, sono gli scienziati che debbono dare la linea normativa e non viceversa. Ecco, sarebbe necessario che il Presidente del Consiglio spiegasse la necessarietà di queste misure, l'utilità, la proporzionalità, l'efficacia e l'effettività. Perché, come diceva giustamente Moria Longo, si tratta le misure, le restrizioni alla mobilità personale adottate con uno dei vari DPCM ed estese al territorio nazionale il 9 marzo, sono assistiti da una sanzione penale. Ora, sappiamo che ci sono state che ci sono ogni giorno migliaia e migliaia di denunce, ma non sappiamo quante di queste poi sfoceranno in una sanzione. Cioè, non si tratta di una multa che viene erogata come la contravvenzione per una violazione del codice della strada. Ci deve essere un processo, un iter giudiziario. Ecco, io temo che queste sanzioni penali che assistono queste disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri non stiano fungendo da deterrente, e fermo restando che comunque il deterrente migliore è la responsabilità individuale. Certo. Ma qui stiamo parlando di un discorso giuridico, quindi voglio dire che non so fino a che punto anche questo complesso di regole assistite da questa sanzione, migliaia di denunce che non sappiamo se sfoceranno in una sanzione, siano poi il disegno normativo migliore. L'impressione, fra l'altro, è che molta gente le consideri così, insomma, che dice, vabbè, tanto, figurati, nel caos generale, quanto potrà pesare, contare, figurati se arriveremo mai a un giudizio, no? Cioè, perché si sommano poi i mali della nostra giustizia a questo sistema. Azzolini, la ringrazio molto per averci aiutato questa mattina a iniziare questo cammino. Saluto e le auguro una buona giornata. E allora, a questo punto, invece, vado anche dall'altro nostro ospite, Andrea Montagni, abbiamo detto, amministratore delegato di Bonduel, perché noi oggi abbiamo riunito, e adesso arriveranno nel tempo anche gli altri collegamenti, rappresentanti della logistica, per l'appunto del settore agroalimentare, delle fabbriche metalmeccaniche, per cercare di capire che cosa significa fermare questo paese. Abbiamo già sentito, ha detto il Presidente del Consiglio, non ovviamente il settore dell'agroalimentare, che però ha già di suo comunque delle difficoltà. La comunicazione del Presidente del Consiglio, Montanelli, l'ha preoccupata o no? Ma allora, la comunicazione del Presidente del Consiglio
è stata, diciamo, in linea con le comunicazioni che erano già arrivate dalla regione, come avete detto giustamente ai vostri ospiti. Quindi non mi ha preoccupato, la situazione è seria, ma la stiamo affrontando nel modo migliore. Innanzitutto, come lei ha detto, la filiera agroindustriale di cui Bondone fa parte non si ferma, e quindi quello che mi preme qua ribadire o approfittare è ringraziare tutte le persone che in Bonduelle e per Bonduelle continuano ogni giorno ad andare nei campi, in fabbrica o a lavorare da casa, proprio per garantire che ogni giorno arrivi nei supermercati prodotti alimentari freschi, qualità, che continuano ad arrivare senza fermarsi. Ecco, il settore agroalimentare, io mi sono segnata alcune cifre, è un settore, come potete immaginare, importantissimo. Sono 740.000 aziende agricole, 70.000 imprese di lavorazione e di trasformazione, 230.000 punti vendita dal negozietto al supermercato, per un totale di circa 3 milioni e mezzo di lavoratori, che significa un giro di affari di 538 miliardi, pari al 25% del PIL. Longo, confermi più o meno queste cifre? Sì, 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 assolutamente. Ecco, sono cifre importanti, sì, prego. Sì, però determinanti, direi, no? Per, insomma, perché è quasi un quarto, insomma, del nostro PIL, quindi davvero non si scherza. E però, diceva Montagna, tutto procede più o meno bene, ma in realtà già questo settore denuncia alcune difficoltà. Ieri un'intervista di un suo rivale, non so, presidente della Orogel, diceva: noi avremo delle difficoltà, per esempio, nella raccolta, perché lo sappiamo tutti, l'agricoltura si basa in gran parte anche su una manodopera che è straniera, e per esempio quest'anno i rumeni che venivano normalmente in pianura padana a fare la raccolta delle fragole, dei pomodori, delle pesche, non verranno. Sì, questo nella filiera ortofrutticola è un tema che si porrà soprattutto con il mese di aprile e maggio, quando dovranno esserci le prime raccolte e le semine per la stagione estiva. Il settore ortofrutticolo in ambito agricolo utilizza manodopera non soltanto straniera, anche italiana, che si sposta però per tre mesi del raccolto o della semina da una regione all'altra, o, come vi ho detto, da una nazione all'altra, dalla Croazia o da altre nazioni a livello europeo, che in questo momento è a rischio che non si muovano e non vengano. No, direi che sia proprio escluso, mi sembra di capire, perché è tutto chiuso, tutto sbarrato, frontiere bloccate. Direi che non possiamo proprio contare su questa manodopera. Sì, su questa manodopera non si può contare. C'è da dire che ad oggi la meccanizzazione in agricoltura è sempre più forte, quindi non lancerei un grido di allarme sul non saremo in grado di, ma sicuramente avremo bisogno di supporti per sopperire a quella parte di manodopera che ci verrà a mancare. Allora, io la devo fermare perché dobbiamo andare in pubblicità, poi ripartiamo da qua, perché c'è anche chi ha proposto di utilizzare i lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza, insomma, ormai ci sono veramente le ipotesi più fantasiose. Ne riparleremo dopo la pubblicità. E 34, siamo di nuovo in diretta. Allora, la vedete la foto alle mie spalle? Adesso la regia ve la manda a pieno schermo. È una fotografia veramente impressionante. Oggi sono molti i quotidiani che hanno scelto di metterla in prima pagina. È stata scattata a Prato, davanti all'S Lunga di via Fiorentina. Ore e ore per riuscire a entrare al supermercato a fare la spesa. Vedete la gente così ordinata, così paziente, e non a caso, per esempio, sul Corriere della Sera Sandro Veronesi scrive che è un'immagine che è già nella storia, perché probabilmente nessuno di noi avrebbe neanche mai lontanamente immaginato di arrivare a qualche cosa del genere. E fra l'altro segnalo, diciamo così, per
i cultori dell'arte, che ricorda moltissimo un quadro di Magritte del 53, che si intitola Golconda, che viene fra l'altro, ecco, vieni qua con la camera, che così lo facciamo vedere se la regia, eccolo, guardate qua. Come assomiglia veramente in modo impressionante a questo quadro di Magritte. Ma questa è solo, diciamo così, una chicca per amatori. Invece veniamo alle cose importanti, cioè il fatto che davvero sarà il panico, sarà quello che volete, però gli italiani non si fidano evidentemente, e forse, come dicevamo, fanno bene a non fidarsi, perché già, nonostante tutte le rassicurazioni, da più parti arrivano segnalazioni, abbiamo visto per esempio in agricoltura, di difficoltà nell'effettuare la raccolta. Tant'è che perché non c'è la manodopera? Perché mancano gli stranieri, che normalmente ci aiutano in questo senso e che ovviamente non possono arrivare. Tant'è che è arrivata anche la proposta da più parti di utilizzare chi percepisce il reddito di cittadinanza. Ora, noi abbiamo, fra l'altro, insomma, non so quanto sia praticabile come opzione, chiedo ad Andrea Montagna, che è l'amministratore delegato di Bonduelle, se di questo tema si è parlato in azienda, perché fra l'altro mi risulta che voi abbiate uno stabilimento proprio nella Bergamasca, se non sbaglio. Sì, noi abbiamo uno stabilimento a San Paolo d'Argon, proprio nel cuore bergamasca, per questo che al nostro interno ho definito eroi tutti i nostri operai che ogni giorno vanno, il direttore industriale, la direttrice stabilimento, in fabbrica, perché vai nel cuore di dove c'è l'epidemia. Ma grazie a tutto quello che abbiamo fatto prima e durante questa crisi siamo riusciti a garantire la sicurezza assoluta per tutti quelli dei nostri uomini e donne che vengono in fabbrica, quindi riusciamo a operare senza problemi. Io, in riferimento a quello, Flavia, che lei ha appena detto, mi sentirei piuttosto di tranquillizzare i consumatori italiani. Prodotti alimentari freschi, di qualità, vengono fatti e verranno fatti e consegnati ogni giorno. Non c'è bisogno di affrettarsi e fare le spese, le corse sono state fatte questi giorni, perché piuttosto questo atteggiamento mette sotto stress la filiera agroalimentare. Mm. Noi siamo preparati per offrire in maniera continua il prodotto, e picchi nella richiesta di prodotto mettono sotto stress noi, sotto stress la filiera logistica e la filiera distributiva. Quindi io mi sento veramente tranquillizzare, con solo dicendo: andate tranquillamente, perché prodotti alimentari freschi di qualità continueranno ad esserci. Vedremo, io me lo auguro ovviamente che sia così. E intanto, a proposito di logistica, saluto Guido Nicolini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Eccolo, che è il presidente di Confetra Logistica, che è per l'appunto l'associazione, diciamo, Confindustriale dei trasporti e della logistica. E saluto anche Marco Bentivogli, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Che invece è segretario di FIM CISL, cioè il comparto metalmeccanico della CISL, perché, come abbiamo visto, per l'appunto la chiusura stabilita in queste ultime ore riguardava ancora tantissime aziende, tantissime fabbriche. Riparto da lei, Bentivogli. I sindacati, ieri e l'altro ieri, hanno scritto un appello al Presidente del Consiglio dicendo: bisogna chiudere tutto, bisogna fermare. E oggi Repubblica pubblica un fondo di Gad Lerner che plaude all'iniziativa del blocco totale, dice: finisce il ricatto del lavoro. Lei la vede così? Un ricatto era ormai diventato? Ma non so se sia il caso di utilizzare queste parole, non mi pare sia il momento. Credo che ci sia un problema molto serio. Noi dall'inizio abbiamo utilizzato la strategia del buon senso, cosa che mi sembra sia poco diffusa, e cioè teniamo aperte le fabbriche dove sono garantite le situazioni di sicurezza. Abbiamo provato alcuni giorni a dare questa indicazione su tutto il livello nazionale con misure
più restrittive nelle realtà dove ci sono focolai, ovviamente tutta la Lombardia, ma non solo. Abbiamo riscontrato troppe aziende che hanno esercitato anche il protocollo CGL CISL UIL in maniera assolutamente superficiale. Qui è ancora da capire perché il nostro è un paese che non ha approvvigionamenti su mascherine, igienizzanti, non è capace a fare procedure periodiche di sanificazione, rispettare le distanze di sicurezza. E quello che è successo è che appunto c'è stato un atteggiamento da parte di alcune aziende che dicevano per nessun motivo fermarsi. Ci si è accorti che dopo qualche giorno i lavoratori, anche dove non proclamavamo sciopero, non andavano più a lavorare. Voi sapete che alla paura di un contagio non bastano appelli e rassicurazioni. È certo. E abbiamo riscontrato troppo cinismo aziendale in giro, non dappertutto, ovviamente sono aziende che sono state molto ligie e corrette, ma in molti casi l'atteggiamento di dire per nessun motivo chiudere, e noi abbiamo detto no, non esiste nessuna commessa che vale una sola vita di un lavoratore, per cui non scherziamo, su queste cose bisogna fare sul serio e fare bene. E quello che ha fatto veramente saltare i nervi è stata l'ennesima conferenza stampa, appunto, anch'io giudico un po' discutibile di utilizzare la piattaforma di Facebook dalla seconda, terza carica dello Stato dopo il Presidente delle Camere e il Presidente della Repubblica, quella dell'11 marzo, perché si era partiti a spiegare che le gite scolastiche erano interrotte, poi a spiegare che sostanzialmente c'era una limitazione delle partite di calcio, insomma piano piano si sono spiegate restrizioni della vita privata purché le fabbriche siano piene di lavoratori. E quella dell'11 marzo ha fatto saltare proprio i nervi nelle fabbriche. Noi abbiamo avuto fino a tutta la notte messaggi, telefonate di lavoratori che dicevano adesso basta, noi non ci andiamo più, perché se non si può far nulla tranne che entrare in fabbrica ci sentiamo assolutamente trascurati dal governo. Ecco. Senta, Bentivoglio, è stato molto complicato convincere il governo. Noi abbiamo visto, e forse la regia può mandarci anche in onda le immagini, ancora fino a ieri pomeriggio, riunioni, incontri al vertice, no, fra Confindustria, governo e sindacati, per decidere appunto se chiudere o non chiudere, cosa chiudere, quando chiudere, come chiudere. Eccole qua le immagini. Dopodiché, insomma, la spiegazione che c'è stata data ufficiale era che, certo, se chiudiamo proprio tutto, saltiamo per aria. Fra l'altro, poi dopo su questo risentiamo lungo, perché ovviamente c'è tutta una parte economica anche da tenere presente, anche se è evidente che, insomma, se non sei vivo te ne fai poco della parte economica. Però, stante questo, insomma, questo elemento, chi è che bloccava davvero? Ma è evidente che bloccava davvero Confindustria, cioè Confindustria ha spiegato da sempre, ha avuto questa linea di dire no, non chiudiamo tutto, che da un lato può avere qualche ragione, ma in situazioni di sicurezza. Noi abbiamo visto che non dappertutto le aziende hanno garantito situazioni di sicurezza, e proprio le associazioni datoriali dovrebbero sapere che si sono dimostrate le loro aziende troppo spesso incapaci di reagire con tempestività a procedure nuove, a un'emergenza ovviamente inaspettata, non possiamo certo. Su questo fare polemiche, però troppo spesso c'è stato detto zitti, andate a lavorare. E questo è l'atteggiamento più sciocco. Le imprese hanno delle motivazioni, è chiaro che un blocco di 15 giorni è un blocco importante, cioè noi non so se avete letto le statistiche assolutamente sottostimate dell'ILO, l'Organizzazione Mondiale del Lavoro dice che ci saranno 25 milioni di disoccupati. Sì, certo. La cifra sarà molto più alta dopo questa crisi. Ma in base a cosa lo dice Bentivoglio? In base a cosa lo dice? Lo dico perché se prendiamo solo i servizi distributivi delle catene alberghiere, i servizi distributivi americani, già lì
se vediamo le grandi catene di alberghi e McDonald's negli Stati Uniti, già solo lì, senza andare nell'economia reale, salta cifre molto più alte. Certo. Il tema vero è che il governo si deve occupare di un altro aspetto, si deve occupare di garantire linee di credito alle imprese. Adesso ci arriviamo a questo, però aspetti un secondo, perché volevo sentire anche Guido Nicolini, visto che comunque Confindustria è stata tirata in ballo. Lei, Nicolini, buongiorno, di nuovo buongiorno, rappresenta, diciamo, il settore, uno dei settori fondamentali in questo momento, perché per l'appunto quello della logistica, dei trasporti, è quello che ancora permette, no, di rifornire per esempio anche solo gli stessi supermercati o le farmacie, che è quello che rimarrà aperto. Fra l'altro segnalo, non so se lei me lo conferma, che per esempio un gruppo come quello di Amazon ha deciso che da oggi evade tutti i vecchi ordini, ma non consegnerà più nient'altro che non siano beni cosiddetti indispensabili. Nicolini. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma volevo solo diciamo all'inizio precisare che Confetra non è in Confindustria. Confetra è la Confindustria della logistica, nel senso che il nostro macrosettore prevede, all'interno conta oltre 100.000 aziende, 1,5 milioni di lavoratori, 85 miliardi di fatturato annuo e è pari al 9% del PIL. Questo solo è una precisazione, non è che voglio fare un sentito. No, certo, forse io non sono stata sufficientemente chiara, ha ragione, però no. Così si capisce ancora meglio, ecco. Esattamente. Allora, com'è la situazione? Noi abbiamo cercato fin da subito di metterci a disposizione e di insistere nei confronti del nostro ministero di riferimento, la ministra Paola De Micheli, che devo dire è sempre stata disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e siamo riusciti a tenere in piedi tutto il nostro mondo. Nello specifico abbiamo in questo momento dei problemi, avete voi, diciamo, dei media, sapete benissimo cosa succede prima di noi, quindi ci sono stati nei giorni scorsi, giovedì e venerdì, anche delle difficoltà di consegna nelle zone di Bergamo e Brescia, che sono le zone tra le più colpite dal virus, da parte dei Corrieri Espressi, perché ci sono state delle aziende che hanno avuto, diciamo, dei blocchi da parte di lavoratori che impedivano l'uscita delle merci. Noi abbiamo chiesto sempre alla Ministra e al Ministro Lamorgese mercoledì, quando ci sarà una nuova discussione sul Cura Italia, un emendamento che faccia in modo che questo servizio debba essere ritenuto come pubblico servizio. Già ieri mi risulta che sia uscita una comunicazione ai prefetti per fare in modo di evitare che ci siano questi blocchi. Gli altri mondi che noi rappresentiamo, che sono praticamente tutti quelli della logistica, dei magazzini, degli spedizionieri, doganali e quant'altro, stiamo tutti lavorando. Abbiamo avuto delle difficoltà, come sapete, per il discorso dei trasporti camionistici verso l'Europa. Ce ne sono ancora, perché alcuni paesi, tipo Slovenia e Croazia, impediscono il passaggio delle merci, però diciamo che questo, grazie agli interventi che siamo riusciti, diciamo, a ottenere, le cose stanno andando avanti. Solo una precisazione, noi praticamente siamo, noi, mi permetto Senta, di dire... Senta, mi dice, aspetti, prima della precisazione, mi dice, visto che una delle accuse appunto che sono state rivolte, diciamo così, alle aziende, adesso lei in qualche modo rappresenta in questa trasmissione le aziende, è di non aver, in molti casi, di non aver ottemperato, diciamo, alle misure di sicurezza, che sono state richieste. Per esempio, che cosa viene fatto per chi trasporta, per chi lavora nel settore della logistica? Glielo chiedo perché poi le farò vedere delle immagini che sono state riprese da Piazza Pulita, per l'appunto nel centro di Amazon in questo caso, che sono, insomma, abbastanza interessanti, però volevo sapere prima da lei. Guardi, le nostre imprese hanno adottato da subito i provvedimenti che sono usciti nei vari DPCM. Molte delle nostre imprese sono riuscite a lasciare a casa, col lavoro a casa, addirittura chi il 70, chi l'80, chi il 40, a seconda dell'attività che uno deve svolgere. Abbiamo avuto dei problemi legati al fatto che non c'è stata probabilmente
una chiarezza fin da subito, ad esempio sull'uso dei dispositivi, mi riferisco alle mascherine. Abbiamo cercato di mantenere le distanze nelle aziende, sono state mantenute le distanze, abbiamo dato la disponibilità a diminuire e a modificare l'organizzazione nei magazzini, diminuendo anche il personale, per fare in modo di mantenere le distanze tra operatore e operatore. Nei porti ci sono stati alcuni problemi alla fine dell'altra settimana, ma poi anche con l'apporto e il contatto continuo che abbiamo con i sindacati, queste cose si sono superate. Quindi io non vedo delle situazioni nelle quali le nostre aziende non hanno messo in atto quello che i DPCM hanno dato. Per quello sì. Che riguarda Amazon, noi diciamo non abbiamo, Amazon per noi è una, me lo consenta, è come se fosse una ditta di produzione. Nel senso lato, nel senso non è certo, però è comunque un hub di logistica di sicuro, non lo possiamo escludere da questo nome. Assolutamente, però lo concederà. Certamente, abbia deciso di interrompere le consegne per tutte le, diciamo, le materiali che non sono emergenziali, e questo è già un fatto positivo. Pensa che potrebbe farlo, diciamo così, potrebbe essere una decisione presa da tutta la categoria che lei rappresenta? Ma guardi, noi trasportiamo le merci, per cui siamo fondamentali per il trasporto. Noi di fatto permettiamo con le nostre aziende all'industria di importare le materie prime e permettiamo all'industria di esportare. Senza di noi purtroppo si ferma comunque il paese, non per niente è stato riconosciuto il nostro settore come tra i settori... Vabbè, è un no, mi sembra di capire, anche se poi appunto questo significa... No, non è no. Noi diciamo siamo a disposizione, siamo un servizio emergenziale, sicuramente non a livello di medici e infermieri, che io ringrazio pubblicamente come tutti, anzi ci mancherebbe, però ripeto, noi siamo a disposizione per quello che ci viene chiesto di fare e ci auguriamo che da questa purtroppo bruttissima esperienza si possano trovare poi, diciamo, pensare a una logistica del futuro. Ecco. Questo ce lo auguriamo tutti, ne avremo modo di riparlarne, penso, più avanti. Intanto io mi devo fermare perché devo mandare la pubblicità. Le immagini, il servizio di Amazon ve lo faccio vedere dopo la pubblicità. Saluto però nel frattempo Nicolini e saluto anche Andrea Montagna. Mentre invece chiedo a Marco Bentivogli di rimanere ancora un momento con noi, salve Montagna, e ovviamente anche a Moria Longo, perché nella seconda parte affronteremo, diciamo così, proprio la questione dei soldi. Chi ce li dà, come ce li dà, quale liquidità avremo, chi garantirà alle imprese che vogliamo ovviamente far sopravvivere di arrivare alla fine di questa pandemia e poi di ripartire. Intanto però pubblicità. Questo qui sulla destra, riconoscibile anche dal colore giallo Amazon, è il più grande distretto di Amazon in Italia, uno dei pochi posti al lavoro a pieno regime in questi giorni. Lì ci sono i camion con la scritta Amazon Prime, il servizio veloce di consegna di Amazon. Tutti gli autisti infatti col motore acceso in attesa di ritirare le consegne che in tanti in questi giorni hanno ordinato da casa. Qua stiamo entrando nel parcheggio principale. Questo è uno dei momenti di via vai di cambio turno. Questo è l'ingresso ai tornelli. Quasi nessuno indossa la mascherina. Da ieri molti sono entrati in sciopero. Non tutti, perché c'è chi deve lavorare. Lì a sinistra anche quante persone che arrivano. Distanze di un metro decisamente non rispettate. Dentro ve le danno le mascherine per lavorare, ne avete? Può chiederlo direttamente ai nostri capi se vuole. Comunque le distanze ci sono tra le persone all'interno? Rispetti le regole? In teoria sì, però capisci bene che in molti momenti è anche un po' difficile. Rispetto? Anche qua adesso loro sono incerti, cioè uno si muove, fa. Anche dentro il lavoro è la stessa cosa. Non avete paura, perché qua siamo poi a Piacenza, che è una delle province più colpite. Ma lavoriamo già insieme. Sì, cioè, poi dentro e fuori siamo insieme, è uguale. Ma dove lo lascia posti di lavoro con 3.000 persone aperte? È chiaro che... Cioè...
è impensabile non crearsi questi gruppi. L'unica cosa che è cambiata è il cartello qui all'ingresso, manteniamo le distanze di sicurezza. E come la maggior parte delle aziende abbiamo fatto ordini di mascherine e siamo in attesa che gli ordini vengano evasi. Quindi anche Amazon ammette però che le mascherine non sono state distribuite ai dipendenti. In queste immagini che avevamo girato all'interno dei magazzini Amazon possiamo vedere come sia facile che i dipendenti si possano trovare uno vicino all'altro durante il lavoro. E gli stessi dipendenti ci hanno inviato preoccupati questo video girato il 12 marzo. Si vede bene come le persone siano una accanto all'altra all'interno della zona fumatori. In pochissimi rispettano le distanze di sicurezza. Questa è la zona fumatori oggi, ancora più piena forse del video che ci hanno inviato. Siamo tutti belli appiccicati. Da oggi c'è uno sciopero, no? Da ieri. Lo applica chi se lo può permettere. Noi che siamo a tempo determinato, capisci, no? Non te lo devo venire a dire io. Lo sciopero non me lo posso permettere. Allora, queste erano le immagini che ci ha fornito Piazza Pulita su quella, la situazione di Amazon. Io ho chiesto a Marco Bentivogli di rimanere ancora con noi, giusto il tempo però di una considerazione prima di passare appunto a parlare del quadro più generale. Bentivogli, quest'anno, leggevo, ci sono già state 1500 richieste di cassa integrazione per 50.000 metalmeccanici. L'anno scorso, in tutto il 2019, erano state solo 15.000 e siamo solo agli inizi. Sì, questo è un bel problema. E tra l'altro il vero guaio è che paradossalmente il 2019 si era chiuso malissimo. Ecco. Un esempio, meno 10% l'automotive e così via. E il gennaio 2020 era partito benissimo, c'era più 3,7%. Il coronavirus ha... c'è stato il cosiddetto effetto rimbalzo e il coronavirus ha distrutto questo effetto rimbalzo, per cui questo sarà un problema. Mi permetto di dire però rispetto all'amica Vital Bazzolini che è un bene che il decreto sia l'annuncio, speriamo che ci sia anche il testo, sia stato fatto di sabato, perché ovviamente c'è una grande confusione, la comunicazione del governo lascia a desiderare. Ecco, forse dovrebbero rafforzare... Magari non sabato sera alle 11, Bentivogli ce lo concede. Questo sì, però sarebbe stato peggio farlo la domenica. Le spiego perché. Oggi è stato spiegato che c'è un codice Ateco, cioè con sostanzialmente i settori configurati e visibili dall'Istat che possono continuare ad operare. E c'è già una grandissima confusione, le faccio un esempio. L'agroalimentare deve continuare a lavorare. L'azienda informatica che nella filiera lavora sull'e-commerce dell'azienda agroalimentare non è dentro il divieto. Nella lista, certo. Non è nella lista di quelli che possono continuare a lavorare. Quindi? Ecco, per cui ci sarà una domenica disastro in cui bisognerà capire tutta questa informazione. Ecco. Da questo punto di vista io mi auguro che ci siano delle conferenze stampa un po' più serie in cui si danno informazioni questa corrette. Questa non era una conferenza stampa, questa era solo una comunicazione perché nessuno ha potuto fare domande, quindi esatto, non la possiamo neanche definire tale, certo. Guardi, onestamente è stata meglio quella senza contraltare che vedere il ministro Boccia fare il pagliaccio irridendo l'assessore di un'altra regione il giorno in cui si annunciavano 4.500 morti. Oggi è il caso che il governo cambi passo. Per dovere di cronaca mi tocca dire che Boccia ovviamente ha tentato di spiegare che insomma non stava ridendo, però ecco, giusto per dovere di cronaca, prego. Le spiegazioni di Boccia sono state peggiori tra l'altro, per cui io credo che ci sia in questo momento necessità di informazione corretta. Stiamo facendo una fatica enorme a dire ai lavoratori di ascoltare solo le indicazioni istituzionali e con fonti certe. È ovvio che quando si vedono cose di questo tipo è molto grave. E sappiamo che c'è questa bruttissima propensione degli italiani a seguire le facili risposte. Ha girato tantissimo il video dei due simpaticoni all'aeroporto russo che hanno trovato la medicina. Sì, vabbè. Non diffondiamo fake news, la prego, non ci mettiamo. Appunto, ma ieri c'è. Invece, prima di salutarla, una battuta. Ha spiegato a tutti che la
cioè la medicina è già pronta in Giappone. Sì, allora sì. Bisogna dare informazioni chiare, e quello che ci si dimentica di dire intanto è che le misure, se ne è dimenticato anche Conte, sono valide fino al 3 aprile. Io voglio dire, facciamo attenzione che 15 giorni in una economia reale già così martoriata sono doverose dal punto di vista sanitario, ma bisogna assolutamente tamponare gli effetti per quello che riguarda l'occupazione. Bisogna dare linee di credito garantite alle imprese, misure molto più robuste. Adesso ci arriviamo, Bentivogli, però prima di salutarla io voglio farle una domanda proprio al volo, perché lei è sempre stato, e ne ha scritto anche tantissimo, un fautore e un entusiasta dello smart working, della robotizzazione. Se il mondo fosse andato come lei lo immaginava, secondo lei avremmo pagato il prezzo che stiamo pagando, o comunque sarebbe saltato tutto? No, si vede benissimo che quel pezzo di tecnologia sta rendendo le imprese più forti. Le imprese che hanno investito non in emergenza e smart working oggi vanno avanti fortissime, tra l'altro non sono esentate da divieto, ma che hanno cambiato la visione della propria impresa proprio secondo il cambiamento del lavoro e delle produzioni. Le aziende che invece hanno bisogno dell'emergenza stanno facendo un telelavoro abborracciato, e le indagini che si fanno sulla soddisfazione sono tutte falsate. Questo non è smart working. La tecnologia, come vedete, può essere utilizzata anche per le emergenze sanitarie. L'esempio della Corea del Sud è assolutamente pregevole, la capacità di utilizzare geolocalizzazione, purtroppo ancora non molto blockchain, che invece ci darebbe tantissimi strumenti in più, intelligenza artificiale, analisi di big data, consentono di far presto. È quello che manca all'Italia. Io sto supportando molto il progetto che sta portando avanti Alfonso Fuggetta in Italia, perché in Italia abbiamo le competenze, ma abbiamo all'opposizione al governo politici piuttosto analfabeti sulle fabbriche e sulle tecnologie, per cui non riescono neanche a capire che forse si potrebbe fare molto prima utilizzando la tecnologia. E magari tecnologia riprendendosi prima. Grazie Marco Bentivogli, la fermo qui e la saluto, perché voglio passare anche all'altra parte, che giustamente peraltro lei ci ha ricordato più di una volta, cioè la questione economica e finanziaria, ripartendo da Moria Longo. L'ho lasciata per un attimo ad aspettare, ma mi perdonerà, perché oggi sul suo giornale, sul Sole 24 Ore, c'è un'intervista importantissima al commissario economico europeo Paolo Gentiloni, che dice: non possiamo farcela con gli strumenti anticrisi di 10 anni fa. E allo stesso tempo sulla Repubblica invece parla il presidente degli industriali di Milano, che dice: andiamo verso un'economia di guerra, molte aziende di quelle che chiuderanno adesso, che si fermano adesso, non riapriranno. Allora, mettiamo insieme i fili di tutto ciò. Allora, entrambe le interviste dicono due cose giuste. Purtroppo il rischio è proprio che un blocco di questo tipo, e ripeto, io sottolineo quello che ho detto all'inizio, il fattore tempo è fondamentale. Ecco, certo. Più a lungo dura questa crisi, più le vittime purtroppo rischiano di essere tante. Quindi servono, e concordo con Gentiloni, in periodi eccezionali servono strumenti eccezionali, non quelli di una volta. Allora, se si va a vedere quello che è stato fatto fino ad ora dal governo e dall'Europa, si vede che siamo nella direzione giusta. Per esempio, sulle imprese stanno facendo una serie di iniziative per cercare di garantire la liquidità alle imprese ed evitare che vadano in una crisi di liquidità che poi le fa appunto fallire. Uh-huh. Interventi su tre gambe: da un lato c'è la BCE, che ha varato nuovi prestiti agevolati alle banche, con le quali poi con questi soldi le banche poi possono erogare credito alle imprese, i cosiddetti TLTRO. Questo aspetto qua che viene dato, insomma, significa sostanzialmente che le banche dovrebbero avere liquidità sufficiente per non andare a riscuotere immediatamente i crediti presso quelle aziende che inevitabilmente si sono indebitate in questo periodo e che avrebbero bisogno di poter respirare. È giusto o no? Sì e no, nel senso che questa è la finalità, ma non è sufficiente. Oh, cioè, ecco. Se la BCE dà liquidità alle banche, non è detto che le banche poi le prestino alle imprese. Affinché le prestino alle imprese servono altre due condizioni. Okay. Una
e che ci sia lo Stato che garantisca le imprese. Qui abbiamo imprese che hanno commesse bloccate, fabbriche chiuse, lavoratori a casa. È ovvio che non possono, non hanno la liquidità, certo. Hanno bisogno di liquidità. Ok, quindi serve lo Stato che garantisca, perché se la banca ritiene l'impresa troppo rischiosa, ovviamente non gli presta i soldi. Certo. Per cui se invece c'è la garanzia dello Stato, allora sì che gli può prestare i soldi, perché sa che se l'impresa è in difficoltà, comunque lo Stato garantisce il credito. E poi altrimenti, se no, vediamo di nuovo la vecchia storia della banca che fallisce e dello Stato che deve andare a salvare la banca. Esattamente. Con tutto quello che si porta dietro. Ok. Serve poi una terza gamba, e anche questa si sta facendo, cioè l'allentamento dei requisiti che le banche devono soddisfare per poter erogare crediti, i cosiddetti requisiti prudenziali, i requisiti mm-hmm. patrimoniali. Su questo è la BCE, la parte di vigilanza, che sta agendo, e anche questo sta accadendo. Qual è il problema? Allora, questa triplazione, quindi liquidità, garanzie e allentamento dei requisiti sì. prudenziali, la stanno facendo un po' in tutti i paesi, in Germania, sì. in vari paesi d'Europa e anche del mondo. Il problema qual è? Che se ognuno fa per sé, ovvio, il paese che ha le spalle larghe, la forza di bilancio, diciamo, una forza di bilancio eccezionale, è in grado di garantire a tutte le imprese di essere forte e credibile in queste garanzie e quindi nel flusso di capitali dalle BCE alle banche fino alle imprese. Sì. Se un paese invece è debole, questa cosa fa più fatica a farle. Purtroppo noi siamo tra la parte dei deboli. Per esempio, la Germania sta facendo la stessa cosa con una potenza di fuoco molto più grossa. Okay. Ed è per questo, secondo me, che serve, e Gentiloni lo dice in intervista e lo ribadiamo, lo continuiamo a ribadire, serve un intervento coordinato europeo, perché siamo tutti nella stessa barca, ma purtroppo non abbiamo tutti gli stessi strumenti per tirare fuori l'acqua dalla barca. Quindi allora, serve. Adesso ci arriviamo, allora. Adesso ci arriviamo, perché voglio presentarvi gli altri ospiti di quest'ultimissima parte, ovvero il professor Nicola Borri, che è un economista, insegna all'Università Luiss di Roma. Buongiorno Borri. Buongiorno. E Pietro Calì, invece, che è un analista finanziario, un economista, un consulente finanziario, che si trova a Torino. Buongiorno. Buongiorno, non la sento, ma la vedo, spero che lei ci senta. E Massimo Masi, invece, del sindacato, mi fanno cenno che se non portate un po' più avanti quel cartello state troppo lontano, io non lo riesco a leggere, siete al buio. Masi non c'è, credo, mi sembra che abbiano fatto cenno che Masi non c'è, va benissimo. Ok, Masi non c'è e allora lo andiamo avanti senza, lo ringraziamo comunque per averlo disturbato. Allora, siamo in tre, tre economisti, ripartiamo dall'Europa dunque, perché credo concordiate con me sul fatto che appunto questa è una crisi molto diversa da quella del 2008. Quella era una crisi finanziaria, questa è una crisi reale. Siete d'accordo tutte e tre? Sì. Ok. Come si affronta una crisi reale? Una crisi reale che ha, diciamo, una serie di step. È crollata la domanda. Prima o poi questa domanda riprenderà, perché prima o poi ci riavremo, no? da questo stravolgimento, non so se quest'estate, e qualche paese prima, qualche paese dopo, qualche settore prima, qualche settore dopo. Il terzo step è, ok, ora bisogna andare con i finanziamenti. Che cosa bisogna fare? Vorrei chiederlo e vorrei capire, insomma, le vostre ricette, partendo da Pietro Calì. Lì che però non mi sente, e allora io vado da Nicola Borri. Allora, io la sento. Okay. Allora, questo è uno shock all'economia mondiale e europea enorme. Fortunatamente, dovrebbe essere limitato nel tempo. Per questo motivo, quello che è molto importante e agire con queste misure che per esempio l'Italia ha messo in campo per limitare la diffusione del virus. Una volta che la situazione, sanitaria è sotto controllo, come giustamente diceva Moria Longo, bisogna intervenire per sostanzialmente sostenere tutte le imprese e tutti i lavoratori
che in questo periodo non hanno lavorato, non hanno percepito redditi, e in questo senso è importante il supporto pubblico. Ora, qual è il problema? Il decreto è che Cura Italia, secondo lei, va già in quella direzione oppure no? Il decreto Cura Italia va esattamente nella direzione che io penso sia corretta. Il problema è nella dimensione. E, come dire, il nostro governo ha fatto quello, come dire, che può, con, come dire, nei tempi che stretti che ci sono stati, e visto anche i vincoli di bilancio che abbiamo. Però è importante invece un'iniezione fiscale molto maggiore. In questo senso sarebbe importante il supporto dell'Europa. Ora, si è ricordato poco fa l'intervento ora massiccio ultimo della BCE con circa 750 miliardi. Però ora sarebbe importante che i paesi europei potessero avere accesso a risorse per poter poi supportare la propria economia. Cioè, proprio che cosa oggi intende per avere accesso a risorse? Per esempio, oggi una lista dei principali economisti europei, fra cui in Italia per esempio Francesco Giavazzi, propone loro lo chiamano una COVID line, una linea di credito speciale fornita dal MES, il meccanismo di stabilità europeo, che presti senza condizioni ai paesi europei grandi risorse di denaro. Il MES può attualmente raccogliere circa 400 miliardi, quindi noi il Cura Italia sono solo 20 miliardi e potenzialmente potrebbe salire ancora di più, e potrebbe prestare ai paesi europei per esempio in proporzione all'impatto che questa crisi ha avuto in questi paesi, per esempio si può vedere rispetto alla caduta del PIL. Questo sarebbe importante perché sarebbe un primo passo di una mutualizzazione in Europa di questo, dei rischi, okay, e di questo shock che è comune a tutti i paesi. Certo, è comune a tutti i paesi, però non è che tutti avranno le stesse ricadute, come non tutti stanno subendo, diciamo, l'ondata del coronavirus nello stesso modo. La Germania, che può contare su 28.000 posti di rianimazione contro i nostri adesso forse 8.000, perché abbiamo allargato un po', è evidente, no, che affronta questo problema dal punto di vista sanitario in maniera diversa, così come è evidente che se noi abbiamo un debito pubblico del 130% lo affrontiamo in maniera molto diversa rispetto alla Germania. Siete d'accordo anche qui tutti e tre su questo punto? Assolutamente. Ok, allora assolutamente. Se questi sono, come dire, i dati da cui partiamo, come si fa a convincere per esempio un paese come la Germania a mutualizzare, a fare i corona bond o come li hanno chiamati, e a convincerla, insomma, a mettere insieme debiti e crediti? Mi dicono che Calì da Torino finalmente funziona. Ok, buongiorno. Eccolo, ora buongiorno. Mi sentite, vero? Perfetto, ce lo prova a spiegare lei, Calì? Sì, assolutamente non è facile, è proprio questo il problema in questa fase, perché oltretutto noi sappiamo di essere in una condizione molto difficile. Il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che il PIL del prossimo anno, di quest'anno, per l'Italia sarà di un meno 0,6% in riferimento al passato, il debito PIL dovrebbe salire al 137% e soprattutto il deficit intorno al 2,6. Sono anni purtroppo che noi stiamo cercando di dribblare un po' il fiscal compact, e questo non piace ai paesi nord europei e crea molteplici problemi dal punto di vista economico. Secondo noi abbiamo visto anche la possibilità appunto di questi famosi corona bond. Gentiloni, ne avete parlato, Gentiloni, anche Conte hanno parlato di questi possibili corona bond, anche di usare le risorse del MES, il famoso MES che è stato al centro degli argomenti di quest'autunno. Ovviamente c'è anche uno scontro politico, perché l'opposizione si vuole ribellare, perché sarebbe un po' come mettere al guinzaglio il paese. Devo dire che in questa fase in cui abbiamo visto tantissime operazioni, tantissimi annunci da parte delle banche centrali, il mercato oggi si aspetta che la palla passi al governo. Quindi politiche fiscali importanti. Siamo noi nella condizione in cui sarà molto difficile riuscire a implementarle, perché il debito pubblico è una zavorra che ci portiamo indietro da tanto tempo,
E questo si ripercuote anche sui listini, perché abbiamo visto questa settimana un listino italiano, non solo quello italiano, ma in particolare sul settore finanziario italiano, tante vendite, possibilità anche di speculazione che potrebbe gettare al ribasso certo. il nostro listino. Lei come ha giudicato la chiusura, che però c'è stata invece venerdì, positiva della borsa? Solo un semplice rimbalzo o qualche un segnale di qualcos'altro? Siamo in una fase complicatissima, perché sono stati toccati due fattori importantissimi, no, per i cittadini, che sono la salute in primis e i risparmi. Veniamo da una fase in cui i prezzi delle aziende, quindi i prezzi delle quotazioni, sono scese molto e sono ben distanti, secondo noi, dai valori reali delle aziende. Avete accennato poco fa, questa è una crisi diversa da quella del 2008. Quella era una crisi strutturale del settore finanziario, qua la crisi arriva dall'economia reale. Però le posso dire in maniera molto sincera che la sensazione che una volta passata questi mesi, speriamo mesi, di difficoltà del coronavirus, non c'è nulla da ricostruire, non siamo nel dopoguerra in cui c'è un paese da ricostruire. Faccio un esempio, se le aziende non riaprono, quelle sono posti che sono andati. Riparto da Longo per ricapire anche questo tema. Longo. Allora sì, quello che va evitato è che, allora qui siamo di fronte a una crisi sanitaria che è diventata economica ed è diventata poi finanziaria, con il tracollo delle borse, che non è soltanto legato ai motivi economici, ma è anche legato e soprattutto legato a motivi interni ai mercati. Poi adesso provo a spiegarli. Quello che bisogna evitare è che il tracollo dei mercati finanziari si ripercuota poi nell'economia reale, quindi si abbia un effetto negativo sull'economia reale, diciamo di ritorno. Questo va evitato. Okay. I mercati in questi giorni, in queste settimane, sono tracollati in maniera straordinaria, ovviamente per il coronavirus e per le stime economiche disastrose, ma soprattutto per un altro motivo, che è cambiato improvvisamente lo scenario economico e sono scattate tutta una serie di meccanismi automatici di vendita che ha fatto tracollare i mercati. E ormai i mercati sono al 60% formati da algoritmi, da strategie che negli anni passati di liquidità abbondante, di tassi bassi, cercavano in tutti i modi di estrarre valore e rendimenti in un mondo dove non c'erano più rendimenti, i rendimenti erano tutti sotto zero, sì. O tanti erano sotto zero o intorno a zero. Questo ha costruito un castello di carta gigantesco finanziario che in una settimana è stato smontato in maniera quasi totale. Questo ha provocato quelle che in inglese chiamano le fire selling, cioè le vendite forzate da parte di investitori che sono stati costretti a smontare posizioni perché non erano più sostenibili. E questo lo dimostra un fatto, che mentre tracollavano le borse, improvvisamente ha iniziato a tracollare anche l'oro, ha iniziato a tracollare i titoli di Stato sicuri, cioè i beni rifugio. Che di solito succede esattamente il contrario, no? Cioè assolutamente, quando c'è di bilanciamento, uno vende ciò che è rischioso e compra il bene rifugio. Perché? Cioè, perché l'unica necessità era vendere per avere liquidità. Questo ha fatto tracollare tutto. C'è solo un segnale positivo, secondo me, riprendo la tua domanda di prima. Nell'ultima settimana abbiamo visto per la prima volta variazioni delle borse in alto e in basso più normali, più 1, più 2, meno 1, meno 2, e non più 15, meno 20, meno 17. Sì, meno 17, che è stata una cosa che non si era mai vista. Ok, è chiarissimo, ti devo fermare perché dobbiamo andare in pubblicità, ma poi ovviamente chiudiamo questo discorso. Pubblicità. Allora, questa è l'ultima parte di Omnibus, un Omnibus dedicato alle decisioni che ha assunto il governo ieri in tarda serata con la comunicazione di Conte, che ha deciso di chiudere sostanzialmente tutto ciò che non è strettamente indispensabile. La lista di queste produzioni non è stata ancora resa nota. E però insomma si immagina che siano la maggior parte delle fabbriche che erano ancora aperte, delle produzioni, degli uffici, insomma di tutto ciò che non ha permesso agli italiani, costretti ancora oggi ad andare a lavorare, di restare effettivamente a casa. Ma che cosa succederà al nostro paese adesso? Chi è libero professionista, chi aveva un lavoro che non ha alcun altro tipo di tutela se non l'incasso quotidiano, come sopravvive? E come sopravvive l'intero paese poi a questa catastrofe? Se è vero, come è vero, che diversi analisti hanno immaginato una perdita di PIL fra l'8 e il 10% e addirittura si ipotizzavano nel mondo dai 25
ai 30 milioni di disoccupati. Insomma, come ne usciamo? Quest'ultima parte ci siamo ritrovati con tre esperti, economisti, analisti finanziari per cercare di capire, a partire diciamo dalla macroeconomia, quella dei corona bonds, dell'intervento dell'Europa e della BCE, fino a scendere a diciamo le comunicazioni e le azioni del governo, che cosa può succedere, quali sarebbero le strade migliori da intraprendere. Io voglio ripartire da Nicola Borri, abbiamo detto economista alla LUIS di Roma, per sentire qual è la sua di proposta. Io volevo tornare alla sua domanda prima, come convincere la Germania? Come anche, convincere, certo, i perché paesi è più una forti. Parte di questo problema, certo. È chiaro. Io voglio, ovviamente noi ci riferivamo al convincere la Germania sui corona bond, cioè sul mettere insieme i debiti. Esatto, ecco. Sulla mutualizzazione un po' di questi, certo, rischi. Io voglio ricordare che prima, a gennaio, prima diciamo dello scoppio di questa crisi, la Germania prendeva prestito a 10 anni a tassi negativi. E quindi è molto probabile che un meccanismo come il MES, che è un fondo già esistente in Europa per aiutare i paesi in difficoltà, prenderebbe anch'esso a tassi negativi o bassissimi a prestito sui mercati. Il crollo delle borse di queste ultime 2 settimane significa che gli investitori sono alla disperata ricerca di strumenti finanziari sicuri. È un asset, come dire, un'obbligazione condivisa da tutti i paesi europei. Sarebbe un'obbligazione sicura, come per esempio un'obbligazione sicura quella emessa dal Tesoro americano. Cioè potrebbe piacere molto. Potrebbe piacere molto, il, sì, costo sarebbe basso e i benefici sarebbero enormi per tutta l'Europa, non solo per i paesi in difficoltà, perché se le fabbriche italiane del nord dovessero chiudere, le fabbriche tedesche non avrebbero i prodotti, gli intermedi per produrre. Senta Borri, ma secondo lei perché la Germania quindi non la capisce questa cosa, che mi sembra insomma abbastanza facile da capire, abbastanza semplice? Cioè, semmai un problema politico? Ma io penso che non sono così sicuro che la Germania non lo capisca. Isabel Schnabel, che è la tedesca nel membro della BCE, credo che abbia spinto molto, per esempio, per l'intervento bazooka della BCE, pari a 750 miliardi. Quindi io credo che anche nella Germania ci siano... Beh, finora chi ha frenato però è stata soprattutto la Germania sulla mutualizzazione dei debiti. Questo è vero, però, come dire, la Germania io credo che abbia molto frenato in precedenza, quando nei mesi e anni precedenti, quando si pensava di mutualizzare il debito, faccio per dire, italiano esistente, che magari era stato contratto per fini non sempre nobili. Ma qui stiamo parlando di aiutare un'economia a ripartire per uno shock di cui l'Italia e come tutti gli altri paesi non ha alcuna responsabilità. Va bene. Calì, verosimilmente la previsione che leggevamo, no, di Bonomi, Carlo Bonomi, sulla Repubblica, quando dice andiamo verso un'economia di guerra, dice bisogna garantire alle aziende che oggi chiudono di poter riaprire, perché la sua previsione è che invece molte rischino di non farcela. Abbiamo anche un'idea più almeno vaga di quante aziende stiano rischiando, di che cosa ci ritroveremo a dover affrontare fra 1, 2, 3 mesi, chissà, perché poi oggi i giornali già anticipano il fatto che ci siamo giocati l'estate, e non è tanto per il fatto di andare in vacanza, ovviamente, quanto per un settore, anche quello fondamentale, come il turismo, perché no, anche quello è completamente fermo. Noi abbiamo il grande problema di essere un paese in cui il turismo è una componente troppo importante, a cui non possiamo ovviamente rinunciare. Io a questa domanda rispondo facendo un esempio molto pratico. Se guardiamo quello che è successo in Cina, quindi dall'apice dei contagi del coronavirus, in quella fase, quindi all'apice dei contagi, la produzione industriale cinese si era ridotta fino a un 20%. Oggi, dopo 3 settimane, un mese, dalla situazione che si è normalizzata, siamo tornati al 75-80% della produzione industriale.
Questo mi fa capire che questa sicuramente è una crisi terribile, una crisi che ci lascia un profondo senso anche di solitudine in tutti noi, nel senso che ci cambierà profondamente anche dal punto di vista personale, ma dal punto di vista finanziario la sensazione è che una volta che si troverà appunto una soluzione, si parla della possibilità di avere, allo studio ci sono una ventina di vaccini, ecco, questa potrebbe essere una di quelle crisi che passa magari più in fretta rispetto a quelle che abbiamo visto in passato. Vorrei fare una provocazione rispetto a quello che dicevate poco fa. Mi piacerebbe ascoltare cosa direbbe qualcuno che magari vorrebbe il ritorno della lira al posto dell'euro. Lì si aprirebbe uno scenario un po' particolare, però immaginiamo cosa sarebbe successo a vivere questa situazione con la lira anziché l'euro. Probabilmente avremmo avuto una perdita di valore per il paese enorme in questa fase. Senta, le volevo chiedere una cosa però, lei ha fatto giustamente l'esempio della Cina e tuttavia la Cina si è potuta permettere, no, per esempio di bloccare davvero lì completamente la provincia dello Hubei, ma perché intorno c'era tutto un paese che comunque, anche se a rilento, produceva. Noi ce lo possiamo permettere? Guardi, purtroppo quello che c'è da dire è che in queste situazioni di grave crisi spesso l'anello debole è quello che paga maggiormente. Io continuo a essere propositivo e positivo sul nostro paese. Ovviamente noi siamo nella situazione più difficile, non solo a livello europeo ma a livello mondiale. Io credo comunque che l'Italia abbia le risorse per risollevarsi, nonostante ci saranno dei fallimenti, questo è indubbio, perché parlavate anche poco fa della digitalizzazione delle aziende, cioè oggi chi non ha fatto un buon lavoro, le aziende che non si sono digitalizzate, le aziende che non hanno potuto migliorare le loro condizioni lavorative, probabilmente si troveranno in gravi difficoltà di liquidità. Però chi è virtuoso, chi ha fatto il suo dovere, avrà tutte le risorse e le banche centrali e speriamo anche le politiche fiscali riusciranno a dare stimoli al nostro paese. Aggiungo anche questo, io mi occupo di investimenti per i clienti, in questa fase, parlando proprio di risparmi, quindi ragionando sui risparmi, è necessario, è stato necessario anche in passato, diversificare benissimo i propri investimenti, perché oggi vediamo veramente che chi non ha diversificato, chi ha investito solo in determinati settori, in determinati paesi, si trova in una situazione molto negativa rispetto agli altri, ecco. E questa è una cosa comune. Maria Longo, un'ultima domanda, perché poi ormai siamo in chiusura. Di solito quando si mettono insieme, no, appunto, debiti, eccetera, eccetera, poi però qualcuno dice, sì, però allora a questo punto bisogna anche fare, omogeneizzare la politica fiscale. Perché, no? Bisognerebbe fare l'Europa. Mettiamola così. Io dico una cosa soltanto: abbiamo allentato per questo periodo il patto di stabilità, abbiamo fatto delle cose giustamente, almeno l'Europa ha fatto delle cose giustamente che prima non aveva, in situazioni normali non avrebbe fatto. Bisogna fare di più. Quello che sta facendo l'Europa dopo un inizio disastroso ha un pochino raddrizzato, diciamo, la barra, ma ancora non è sufficiente. Io lancio una provocazione, già negli Stati Uniti ci stanno pensando, c'è una metafora, si chiama helicopter money, soldi dal cielo, dall'elicottero, è una cosa per esempio che potrebbe fare la Banca Centrale Europea, so di certo perché ne ho parlato in passato con vari personaggi della BCE, non sarebbe vietato dai trattati, cioè che la BCE accreditasse sui conti correnti dei cittadini europei una cifra, si stabilisce quale, diciamo soldi creati dalla Banca Centrale Europea almeno per far fronte a questa emergenza, una sorta tra virgolette di reddito di cittadinanza erga omnes. Questa sarebbe una cosa, negli Stati Uniti la stanno studiando però dal punto di vista più della politica fiscale, noi la politica fiscale più difficile potremmo farla dal punto di vista della politica monetaria, non è vietato dai trattati e questo mi è stato detto da varie fonti autorevoli. Cioè lei ci sta dicendo che la Banca Centrale Europea potrebbe versare sul conto corrente di ciascuno di noi una somma tot, 500, 1000 euro, e niente lo vieterebbe? La BCE non può finanziare i governi, questo è vietato dagli stati, ma nulla. Però il singolo cittadino sì. Cioè non è previsto, ma non è neanche vietato. Fantastico. Volendo si potrebbe fare, ovviamente con una cornice normativa, però è una cosa che
tendenzialmente si può fare, almeno questo mi è stato detto da varie persone della stessa BCE, ancora prima del coronavirus, perché questo è un tema di cui si parla da tempo. Questo secondo me sarebbe un modo per arginare l'emergenza delle famiglie, dei cittadini. Certo. Poi ci sono tutte le misure per arginare l'emergenza di liquidità delle imprese di cui abbiamo parlato prima, che vanno potenziate. Anche qui secondo me serve un connubio tra Banca Centrale Europea e politiche fiscali comuni. Chiudo soltanto dicendo una cosa: io capisco le regole europee, capisco anche il punto di vista dei tedeschi, ma qui siamo in una situazione di emergenza totale, non so se è una guerra, ma ci assomiglia moltissimo. Quindi almeno nel periodo dell'emergenza le regole vanno allentate e vanno fatte politiche che altrimenti non sarebbero mai fatte. Poi si può tornare come era prima o possiamo anche discuterne, ma adesso serve un'azione coordinata e fortissima, perché sennò alla fine di questa emergenza ci troveremo con le regole, con la Germania e nulla intorno. E questo è davvero un rischio. Rispetto a quello che lei diceva prima, mi viene da fare una battutaccia, perché che però è anche una richiesta proprio solo di una battuta al volo anche da parte sua. Dopo lo scivolone di Lagarde, che come vede io sto definendo scivolone, ma che invece forse denuncia proprio una visione, un modo di pensare, non mi aspetto grandi cose dalla BCE. Lei? Purtroppo neanche io, sinceramente, però ci spero quantomeno, e secondo me la condizione di eccezionalità di questa situazione sanitaria può essere lo stimolo per fare cose che prima erano impensabili. Se l'Unione Europea vuole dimostrare di esistere, deve dimostrarlo adesso, ora o mai più. E se non ora, quando? Va bene, grazie allora a Moria Longo, grazie anche a Nicola Borio e Pietro Calì che sono stati con noi questa mattina, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Adesso vi lascio ai programmi della 7, buona mattinata a tutti.